torna la magia sul Titano, il 20° Festival Internazionale della Magia di San Marino, anche quest'anno con grandissimi personaggi. Quest'anno partiamo giovedì 9 con la partita del cuore, ci sarà una partita tra giornalisti di San Marino e maghi, quindi lì se ne vedranno delle belle veramente, che si farà allo stadio di Fiorentino. Dopodiché il venerdì si comincia con la manifestazione vera e propria, la sera avremo il trofeo Orzilli che è una gara di prestigiatori di maghi e avremo circa 13 maghi che gareggiano, poi avremo la magia per le vie del centro storico, la magia nei ristoranti, perché diversi ristoranti di San Marino che hanno aderito avranno un mago che intratterrà i tavoli i loro clienti. Poi il sabato avremo un mini corso di magia alle 10 del mattino al Palazzo Congressi Kursaal. Il sabato sera ci sarà il gran galà della magia sempre al Teatro Nuovo di Dogana. La domenica si ricomincia perché poi al pomeriggio avremo uno spettacolo dedicato specialmente per bambini e famiglie al Palazzo Congressi Kursaal. Il cui comunque è sabato sera, no? Alle 21 al Teatro Nuovo di Dogana, e lì veramente troviamo anche personaggi di levatura internazionale. Assolutamente sì, perché i maghi che noi diciamo scritturiamo per il gran galà del sabato sera sono tutti maghi internazionali che difficilmente avrete occasione di vedere, insomma, nelle normali situazioni, che può essere festa di piazze, discoteche eccetera, perché sono maghi che lavorano, diciamo, in locali molto rinomati tipo Moulin Rouge, a questi livelli qui, quindi sicuramente un'occasione da non perdere sotto tutti i punti di vista.